Ma buonissima giornata a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alberto e siete connessi sul canale dei Legends. Oggi siamo in un video news sui due giochi Gacha Play. Si tratta di Dragon Ball Z Dokkan Battle e Dragon Ball Legends. Ma prima di dire le news di questi due giochi, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al nostro canale per farci vedere quanto vi piacciono questi tipi di video. Ma bando alle ciance, passiamo alle news. Passiamo a Dragon Ball Dokkan Battle versione global. È stata una notizia di qualche giorno fa, se potevate, vabbè, a parte che avreste fatto sicuramente l'accesso per riscuotere i vostri premi giornalieri sulla batch di Goku LR AGL, quella dove lui assorbe la Genkidama. Devo dire che non è un cattivo personaggio assolutamente, però per come è messo il banner, vi consiglio, vabbè, a parte lui come personaggio, gli altri non è che siano un granché, quindi vi consiglierei soprattutto di non pullare, cioè di saltare soprattutto questo banner, perché se avete una percentuale raddoppiata di LR, vi dà soprattutto 10 coin blu e un Kai, però non è che sia chissà che cosa, ragazzi, quindi vi consiglierei di non pullare. Sì, avete dei personaggi Dokkan Fest che potete trovare ugualmente, però il banner, ripeto, a parte Goku LR che è un buonissimo personaggio, però gli altri non è che siano chissà che cosa. Almeno io vi consiglierei di conservare le stone per arrivare belli carichi per luglio. Anche perché su questo canale io non ho fatto pull, non farò pullate di Dokkan fino al Dual Fest, perché comunque quel Dual Fest sarà bello potente, cioè ragazzi c'è di tutto, c'è Gohan LR, sulla batch di Vegeta metteranno Gohan LR, Vegeta, quello Int che anch'io ho però ability free, il nuovo Vegeta, quello è fortissimo che si trasforma in Super Saiyan Blue, Trunks LR, cioè un sacco di LR ragazzi. Poi nella batch di Gogeta ci sarà Goku IV che io non ho mai trovato per esempio. Lo stesso Gogeta LR, quello che si trasforma in Super Saiyan Blue, Gogeta fisico che purtroppo non ho mai trovato, però comunque l'hanno già messa da un sacco di tempo come LR, quindi comunque è una bella batch, bella pienotta di personaggi, quindi direi di consigli, cioè soprattutto vi consiglio di conservare le stone come sto facendo io. Quindi se per caso non porto qualche video pull su questo canale è perché comunque io sto cercando di conservare la maggior parte di stones per il Dual Fest, l'anniversario di Dragon Ball Z Dokkan Battle. Poi ragazzi, diciamo che sulla batch di Goku Genkidama, quello che assorbe la Genkidama, potete fare magari due pullate, cioè due multi così, due multi summon se ne avete, grazie lavatrice, se ne avete più di 1000, perché sennò è uno spreco di stone veramente. Comunque, un'altra cosa che volevo dirvi è che dopo questo banner del Rising Dragon ci sarà, da come è stato detto sulle pagine di Dokkan, sia su Instagram che su Facebook, che ci sarà anche il Dual Fest tra Majin Vegeta e Evo, e mi pare Goku secondo livello, Evo, che poi si può trasformare in Super Saiyan 3, ora non ricordo bene. Ora ragazzi, passiamo a Dragon Ball Legends. Sto registrando questo video il 22 aprile, in cui c'è stato l'aggiornamento appunto su Legends. Sono stati aggiunti due nuovi personaggi, a parte anche gli altri personaggi che ci sono già stati, insomma, su Legends. E sto parlando di Caulifla Super Saiyan e di Gotenks Evo, tra virgolette, normale, con Active Skill che si trasforma in terzo livello, mi pare, sì. Caulifla, raga, è fortissima. Cioè, uno striker pauroso. Cioè, nel team Saiyan è fortissima come strike. Secondo me, dopo cioè, insieme ad Android 21, è uno dei personaggi più forti del gioco, insieme appunto ad Android 21. Poi ragazzi, c'è anche Gotenks III che, oddio, per essere un personaggio Evo, tra virgolette, veramente forte, cioè nel senso veramente forte come personaggio, perché lo si può mettere in due team.
cioè vi può giocare in due categorie diverse, nella categoria Yaut e nella categoria Fusion, insieme a Veget, Gogeta e tutti quei personaggi là. Però, anche se questi due personaggi sono fortissimi, io vi consiglio di non pullare assolutamente per conservare più Chrono Crystal possibili. E cercare di arrivare anche qua, perché ci sarà anche qui un anniversario, se non sbaglio a luglio, come Dokkan per Legends, perché comunque lì metteranno anche rimetteranno i due quarto livello, se non sbaglio, come è successo anche ad ottobre, novembre, non mi ricordo. E poi metteranno Baby, Gogeta, Baggett, grazie lavatrice. E Veget come leggendaria, Freezer LF, cioè metteranno un sacco di personaggi fortissimi, ragazzi. Penso che sarà uno degli anniversari più belli di Legends, secondo me. Quindi, ragazzi, morale della favola, io vi consiglio sia su Dokkan che su Legends di conservare sia Chrono Crystal che Stones per i due anniversari, perché, come ho detto, stanno arrivando questi due anniversari molto importanti. Quindi, se volete soprattutto scaricare questi due giochi e facendo la storia da ambedue le parti, sia su Legends che su Dokkan, fate tutte le missioni, la storia e vi conservate tantissime Stone e Chrono Crystal, diciamo che potete ricavarne sulle 1000-1500 stone, secondo me. Lì riuscirete a trovare bei personaggi per già crearvi un team base, se vi scaricate il gioco, che siete a un livello basso, insomma. Bene, ragazzi, per il video di oggi è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Vi lascio qua sotto il mio Instagram nei commenti se avete bisogno appunto di qualche consiglio. Mettete like, iscrivetevi al canale e ci vediamo con un prossimo video.